Fabrizio Romano, coach, stasera una bella vittoria, un 3-0 netto contro un avversario che diciamo vi ha tenuto poco impegnati. Sì, vabbè, comunque durante la settimana abbiamo lavorato bene, sapendo anche che comunque era l'ultima della classe, però la partita è iniziata con rispetto dell'avversario e le ragazze ci hanno messo tutto, perché queste sono le partite un po' complicate. Uno sottovaluta l'avversario e poi va a finire che ci rimette qualche set. Invece sono partite benissimo. Sono partite benissimo, hanno chiuso benissimo, c'è cioè da fare un plauso a tutta la squadra, lei ha anche fatto girare un po' le atlete, ha fatto girare un po' tutte, ecco un giudizio sulle sue atleti. Cosa dire sulle mie atlete? Finché vincono e giocano bene, per me sono bravissime tutte. Hanno giocato bene oggi, solo la stanga l'abbiamo tenuta in panchina per far giocare un po' con la coppola, però si è comportata bene lei, insomma, tutte quante poi. Ecco, alla luce di questo risultato siete ormai proiettati al terzo posto in classifica, dicendo, facendo i dovuti scongiuri, oramai a 5 gare dal termine del campionato, se la sente di fare un pronostico oppure diciamo no. Niente pronostici, io gioco settimana per settimana. Adesso c'è la Lamezia e pensiamo alla Lamezia, poi quello che succederà dopo si vedrà. Ok, allora questa sarà una settimana impegnativa e sicuramente importante. Sicuramente. Ok, la trasferta di Lamezia sarà forse determinante poi per il proseguo della stagione, anche vedendo gli altri scontri diretti che si svolgeranno nella stessa giornata. Penso proprio di sì. Ok, allora non si sbilancia più di tanto, solo un grosso in bocca al lupo. Sono molto telegrafico perché poi penso che sarà una partita importantissima contro la Lamezia. Speriamo di fare buon risultato, noi ci impegneremo al massimo come abbiamo fatto in queste tre partite. Ok, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Allora...